Ciao a tutti ragazzi, io sono Bizkit e oggi giochiamo in Best of One di Standard Mono Nero Combo. Il mazzo in questione, come detto, è un mono nero ragazzi e gira su una combo uscita adesso con Duskmoor. Praticamente vogliamo utilizzare l'Unstoppable Slasher. Quando infligge danno da combattimento dimezziamo la vita dell'avversario, appunto in combo con il Bloodletter of Akrazoth, 2-4 costo 4 con volare. Se un avversario sta per perdere dei punti vita in questo turno ne perde altrettanti, quindi se l'Unstoppable Slasher riesce ad entrare ragazzi one shottiamo con giù il Bloodletter. Bello, bello standard. Comunque, andiamo a vedere le spell in base ai costi di mana. Cut Down lo giochiamo in 4 per. Sapete che è una carta che non mi piace minimamente. In realtà me l'ha svoltata in alcune partite. Continua a non piacermi. Trovo che sia una rimozione terrificante. Però questo passa al convento e quindi la giochiamo. Insatiable Avarice la giochiamo in 1 per. È molto comodo comunque andare a tutorarsi quello che si vuole. All'occorrenza possiamo sia pescare 3 carte o addirittura chiudere facendole pescare all'avversario, magari se mancano giusto quei 3 punti vita. Iridescent Vine Leasher 1-2 costo 1. Qui ero un po' combattuto ragazzi quando ho creato il mazzo, perché all'inizio avevo messo Tiny Bones, però Iridescent Vine Leasher mi piace perché lo trovo molto più comodo in standard. È una carta che riesce a fare del danno passivo e soprattutto sinergizza veramente tanto con il Bloodletter of Akrazoth e soprattutto con Grievous Wounds. Ma andiamo per gradi. Costo 2, Bitter Triumph, lo giochiamo in 2 copie. Ovviamente si gioca in 4 per Deep Cavern Bath, 1-1 costo 2, Flying Lifelink, andiamo a ciullare una carta all'avversario. Il fatto che abbia Lifelink è veramente molto importante. E 4, Go for the Truth. Queste sono le nostre rimozioni. A 3 iniziamo già con i cannoni. Preacher of the Schism, 2-4 costo 3, Death Touch. Ragazzi, questa carta per body e soprattutto per quanto porca miseria giocano sti cazzo di monorossi e mazzi agro, è veramente imprescindibile avere detta, c'è una cosa molto comoda di questi tempi, soprattutto quando si ha tanto body come lui. Giochiamo appunto in 4 per l'Unstoppable Slasher per provare a fare la combo, anche lui ha Detach, quindi è un ottimo parante, grazie alla sua abilità comunque tornerà dal cimitero, ritorna praticamente come il sugo, no? Quando è acido ragazzi lo mangiate, praticamente continua a tornarvi su, ecco, è l'Unstoppable Slasher, quindi se state per vomitare, oddio l'Unstoppable, fate così. Carve che lo giochiamo in 1 per, mi sono reso conto appunto che dopo aver scelto Vine Leasher c'era semplice fare i crimini, semplicemente bastava giocare una terra, quindi Carve può fare il nostro effetto Snapcaster, se lo sapete giocare, perché come ho fatto io non funziona molto bene. Comunque, a 4, l'inossidabile Sheoldred, anche lei funziona molto bene in questo deck, quindi giocatela. 4 per di Bloodletter of Akrazoth, 2-4 costo 4, che non serve solo esclusivamente per la combo, perché comunque ci permette di fare tanti danni. A 5 gioco una Grievous Wounds, appunto, è un incantesimo aura. Il giocatore incantato non può guadagnare vite, cosa molto comoda, e soprattutto ragazzi ogni danno che gli viene inflitto in realtà si tramuta in dimezzamento della vita. Chiudiamo con 2 Ghisa The Hellraiser, volevo provarla, è un 4-4 costo 3 con ward 2 più pagare 2 vite. Gli scheletri e gli zombie che controlliamo prendono +1/+1 e hanno menace. Quando commettiamo un crimine creiamo 2 zombie 2-2 tappati, questa abilità triggera solo una volta. Ovviamente io l'ho messa perché volevo provarla, non la gioco mai, l'ho sbustata, volevo provarla. Se ce l'avete, secondo me Akrazoth proprio in persona è molto più forte, anche solo per il semplice fatto che anche lui come lo slasher torna su da vomito, ma soprattutto perché ha lifelink e di questi tempi con tutta questa aggressività, serve molto guadagnare delle vite. Per quanto riguarda le terre, ragazzi, 18 Swamp, 3 Demolition Field e 3 Fable Passage per sfruttare al meglio Iridescent Vine Leasher. Non c'è molto altro da dire, godetevi le partite, ci sentiamo dopo per i saluti. Ciao! Ma potrei anche non pescare tutte le carte che costano 90. Keep però. Ah, vabbè sì, un altro. Ehi. Madonna mia, sto cazzo di cerebrolesi. Minchia, come siamo forti. Oh, vai a fare in culo, va. Sega del cazzo, mamma mia, oh. Bravi.
Bravo, bravo, bravo. Tiene con una terra. Noi non abbiamo rimozioni. Adesso perdiamo. Wow, chigidin, chigidin. Chigidin che ha dato un salto fuori. Ma dai, ma non è Magic, non è Magic. Guarda, non è Magic. Guarda questo qua, guardalo. Guarda sto cazzo di imbecille. Boom, turno dopo. Una spella abbiamo perso. Let's go. Let's go. Guarda. Ma anche essere presi per il culo con una spell. Vai, su, divertiti. Fai la spell e abbiamo perso. E abbiamo perso, Perso. No. Non è, è un pirlo, va bene. Sì, ho capito, ma dove cazzo vado? Non so, è a 10. Dove cazzo vado? No, non è che sono a 10, sono... sono morto. Non so neanche che cazzo giocare, cioè... Paranti con noi. Ho capito, però... Cioè, io devo sperare che lui peschi terre e basta. Ma sicuramente pescherà un altro aiuto dal signore. Vai. Bravo! E tre! Bravo! 20 target. Non posso fare un cazzo. Beh, lo parerai col token? Sì. Lo tiro in testa a te, un dannetto. Cioè, ci devi anche pensare? Cazzo di somari. Questa magari cazzo di... Ma non può pescare quattro altre tre ley line di fila e non rompere i coglioni a noi? Eccolo qua, l'inutile. Beh, sì, ma è meglio lui. Corridge. Dimmi è che è lui. Yumei. Sì, sì. Che però in realtà un cut down ci potrebbe anche servire. Corrado. Il cut down ci potrebbe servire, sì. Ci deve servire il cut down. Sì. Ci spero. Per questo ho giocato prima... Però devi sopravvivere. E devi pagare due vite, quindi andare a 4. E che devo fare, Corridge? Cioè, purtroppo non ci posso fare niente. Oppure peschiamo la terra, gli faccio sta puttanata e porca puttana, magari muore! Sub zero. Hai ancora un trigger. E comunque non la riusciamo a fare con la puttanata. Non ancora. Perché no? Perché dovresti averlo già giù quando spari il danno. Di cosa stai parlando? Per fare la combo con Vine Lasher. Corrado? È morto? Sì. È morto. Vaffanculo, vuoi cittare? Citto anch'io, succami il cazzo. Te la tua leyline di merda. Siamo lenti, però partiamo prima, secondo me ci sta. Quindi hai appena decretato che moriremo molto presto. E cosa devo fare? Oddio, non lo so. Tanto, cioè, i mazzi in Bloombarrow sono tutti uguali, cioè... Ecco. Vabbè, non può mica attaccare. Mica si è messo male, pare. Chi vuoi? Unstoppable? Lenor? Beh, Unstoppable contro di lui... Però ha detto... Sì, piuttosto che Preacher. Sì, nel senso che l'Unstoppable, cioè, tanto secondo me contro di lui non passa mai. Però teniamolo lì. Ole. Ah beh, se gioca così, forse passa. E comunque Unstoppable in me coglioni, cioè non è Unstoppable, non ha Menas, non ha niente. Dalle pure Menas. Però magari. Scusami, lui adesso lui deve per forza parare. Questa è un'ottima cosa, infatti. Metterebbe un letto come per lanciargli un segnale, esatto. So, come dire, ma devi parare. Devi parare, sennò sei morto. Quindi lui comunque, ok, ha Regalbanni, ha questo. Ma noi ci torna, a noi va bene.
ci torna, ci metterà un po' a stapparsi, però dopo abbiamo Ghisa, lo Preacher, cioè... Non hai Vampire X Mage, togliamo due segnalini. Vero? No. Beh, no. Ah, ok. Perché non è più legale, c'era da giocare Heartless Act. Rimuovi tre counter. Esatto. Tanto di là, ma io porno, non ho capito, cioè porno magie, sì, sì. Ma questo, ma quello non è un token, perché non prende più, deve attaccare, non lo ha fatto attaccare. Ah, quando attacca, ok, una pigna da due, ma fai Ghisa. No, io farei il Preacher. Perché Ghisa fai bloccanti. Ma ora per... che li devo avere una terra per farli? Lo so. Io farei lui che blocca sempre quello che. Però lui blocca e è finita lì. Non lo so. Sei no, blocca e uccide. Sì. Però il tuo più grosso sono 5-5. Gli altri. Che parliamo con lui? Dici? No. Ma allora non gioco, so, questo. Non voglio confonderti, scegli tu. Secondo me rischiamo la morte, però. Dopo almeno siamo lì. Preso. Certo. Ha preso 6. Questo. Non so se sopravviviamo, travolge tutto. E questa è la rottura di coglioni. Va bene. Però sono tanti, 5, 7. Esiste un pompamiento che costa un mana solo? No, se non attacca con lui è un vitello, però. È un vitello, però aspetta, puoi giocare Snake in Veil che dà più 1, più 1. Ma scusami, sono... 7, 6, 13. Così sono 12. Viva il parroco, non pariamo? Io parerei con la Lisher, giusto per... Che tanto la... tanto sei letale, no? Con i Bloodletter. Sì, ma pari... Con loro... Vabbè, no blocks. Vediamo come fa. Pari due danni, cioè. Ok, ecco. Posto. Neanche lo attacco. Sì, invece sì. Dovevo giocare Ghisa per fare cose. Ghisa. Però... Vabbè. GG. Meno 12. Bella partita, bello standard. Sì, sì, siete proprio due scelte. Divertentissimo, sì. Chi sono io per malligare? Mandarla via, però bisogna fare passaggio. Bisogna fare subito passaggio, oppure... ma a tre non abbiamo comunque... Abbiamo Preacher, giochiamo in curva? Sì. Comunque lì difenso lo tiri. Non lo so, io avrei aspettato, perché secondo me un'altra terra a tempo del quarto turno la potevamo trovare. Cioè del terzo turno potevamo trovarla. Ma hanno cambiato l'effetto di Fable Passage? Mi sembra più... No! Mi sembra più lento. Caverna. Cut down. Go for the cock e Shouldered. Go for the throw. Cut down, perché li dobbiamo far usare Go for the cock. Esatto. Però cut down, ad esempio, già non prende il Preacher. Esatto. Quindi. Sì, sì. Esatto. Sì. Ma a parte che noi abbiamo un altro deep cavern. Spendere la rimozione forte per riprendersi quella debole. Lui. Basta cazzata. Okay. E quindi noi facciamo i Redishant. Perché i Redishant? Perché comunque facciamo due pezzetti. No, faccio il Preacher. È fuori da cut down. Ma che cazzo me ne frega? Ma che cazzo me ne frega? Ma sì, scusami, a lui adesso cosa vuol fare? Shouldered, muore. Tra l'allero. Cioè, i Redishant, secondo me, possiamo aspettare, Corridge. Okay. Preacher lo tiene un po' per le palle. Al più si è preso un'altra rimozione. Aia, brutto. Questo è brutto. Questo è brutto perché ci toglie Go for the cock. Vabbè, però abbiamo shoulder contro shoulder. Cioè, inteso.
Lui ha già giocato la terra di turno? No, perché ha iniziato lui. Quindi può fare il 3-2. Ci pensa, eh. Anche se è solo una la carta che deve prendere, però vabbè. Una. È una. Devi prendere Go for the Throat. Costa 2 e non è una natura. Suggerimento. Go for the Throat. Perché non c'è la chat? Scrivimi. Secondo me è lecito pensarci in realtà. Sì. Non sappiamo che cos'è l'altra carta che ha in mano. C'è tolto Shelly. No. E cosa fa? Il doppio blocco? O fa cesse, cazzo? Ucio. Cioè è la prima volta, è la prima volta che sono contento di pescare Go for the Cock. Allucinante. Cutdown comunque. Sì. Cutdown comunque. Tanto è neutro, gli uccido il cavern. Porca puttana. Cazzo, complimenti però, eh. Vabbè gli ridò cutdown. Vediamo come attacca. Secondo me non attacca con... Ah vabbè, ok. Allora gioca l'altro. Gioca l'altro. Per forza, cioè lo vede che ho Go for the Throat. Sì. Quindi fuoco e fiamme. Sì, ma è comunque morta lei. Ah no, non l'ha giocata, vabbè. Allora accadrà. Sì, ma era comunque morta. Sì, sì. Però dovevi... prendere Go for the Throat non mi piaceva tantissimo, oppure se meno peschi una carta. Vabbè, facciamo il vinacciolo. Sì, sì. È lunga, vabbè, è normale. Che altro abbiamo delle belle munizioni per tenere Sheoldred e cutdown, sì. Per Deep. Allora io ho detto, hai pescato bene, però insomma. No, ho pescato bene anch'io. Sono i Mosswood che continuano. I Mosswood continuano comunque a fargli dei danni, Corrado. Lasciali lì. Tiriamo cutdown. Per forza. Però sta cazzo. Oh. Cazzo si tocca. Noi continuiamo ad avere Preacher, che è importante, Corrich. Sì. E questa Diures. Questa Diures comunque gli avrebbe fatto bene se noi ovviamente avessimo avuto un solo Go for the Throat. Sì, sì. E guarda comunque, ha pescato, abbiamo più carte noi, Corrich. Cioè, sì. Non so se hai notato. Io faccio Shelly adesso. Vediamo cosa peschiamo. Niente. Si può parare. Sì. Io la faccio. Alba forte. Stavo pensando che avremmo dovuto farla prima per guadagnare delle vite. Vabbè. Vedi, è quel deck di merda lì. Perché gioca questa? Perché è in combo con Vraska. Non me la ricordo. Il turno dopo ha vinto. Praticamente. Bene. Se ha Vraska in mano ha vinto. Ah no, non ce l'ha mi sa. Vabbè, pare che adesso spaccavamo terra. Era morto, vero? Perché no, fammi c'è vedere. Se... Allora, mi dai? No! Opponents goes first. Teniamo. Almeno abbiamo un minimo di rimozione.
Vai, rosso, bianco. Rally line. Dai, Earthfire, sarcazzo. Mamma non lo muoriamo? Mia. No, tanto per il massimo. Fa schifo al cazzo sto canto. Ma sì, con... Moriamo questo. Ping. Buona questa terra. Molto. Molto buona, sì. Potrebbe essere la battaglia di Carri. Di Magenta. Questa è la battaglia di Magenta. Guarda il topo incazzoso. Festa. Fa un po' male, però hai un goffo di trot che ti tira su un cutdown e paghi due vite, se sopravvive. Questo mi fa paura. Lo so. Ma non era Preacher che ti salvava. Beh, no, è che Preacher so che ammazza a prescindere. Topini. Ha solo due carte e non ha ley line. Non dovresti essere morto. Non credo che in Topini giochino la ley line. Topini mi fa ridere comunque. Ho come la sensazione che non paro. Can't be blocked. Sì, quello intendeva. Pariamo il 2-1. Sempre, anche che c'è una spell, cioè non cambia niente. Io lo devo fare, anche perché quella spell... va bene, si porta via la carta lo stesso. Terra esce oltre e vaffanculo, grazie. Oh. A me questa carta sembra un po' troppo forte, sinceramente. Indipendentemente da tutto. Cioè, io posso essere sincero, neanche paro. Ma 4 danni? Sì. Perché non guarda solo il tuo turno, ok. No, no. Bloodletter sostanzialmente raddoppia tutti i danni che vengono fatti, Gorge. Benissimo. Allora, qui ci sono tanti. Però, in realtà sono... Sono 2, Gorge. Sono 2, sì. Sono 3. Esatto, ha finito il mana. Cioè... Oh. Vabbè, adesso però... Ma io gliel'ammazzo. No, vedi che è during your turn. Ah, bravo. Avrei sbagliato. Andiamo a 9. E poi ci pensiamo. Allora, se adesso mi fa 9 danni, bravo. Cioè, fa niente. Avrei dovuto giocare meglio. Mi sta colando il sangue. Posso. Anche a lui. Ho giocato una creatura. Ho giocato. Bello. Bello. Bravo. Grande, standard. Vai così. Bellissimo. Parti primo, non lo so. Io proverei. Tanto lui parto primo farà 9 ley line. No, allora è scarso. Esatto, non, è, non si è adeguato al meta. White. Walter White. Oh oh. Non mi mancava, devo dire. No. Sto pensando il giro che dobbiamo fare. Beh, c'è poco da fare i giri. Quello che tira, tira. Cioè, non mi interessa. Cioè, non cambia niente. No, infatti. Quindi, chi vogliamo far morire di Get Lost? Il Preacher. Preacher? Però se faccio... no, in realtà... Nessuno. Nessuno. Nessuno perché se fa Get Lost. Ah beh. Quindi non fa temporary lockdown.
Va bene. Sì. Dicevi? Adesso Preacher. Oddio, però se io faccio Unstoppable e lui li fa... ma tanto lui ritorna. Però non ho capito perché siamo stati fermi. Perché mi aspettavo, volevo forzargli il temporary lockdown. Solo per una creatura, tutto qua. Vabbè, ma tanto è un mazzo terribilmente lento il suo. Che è appena diventato velocissimo. Inesorabile, esatto. Sì, ho capito, ma... Allora, Cutdown ci aiuta tanto. Ma guarda che non siamo messi così male, eh. Richard Cutdown. Perché il Bloodletter lo gira, lo giocherai sì, sì. Quando Unstoppable può minare. Sì, assolutamente. Oh, sono d'accordo. Lui adesso farà questa. Che pescherà, però va bene. Brutta questa. Brutta, sì. Team, pesca. Va bene. Non deve pescare rimozione. Ma sai che forse gli tiro Cutdown? Sì, la giocano, ma la devo tirare comunque. Va bene. Va bene, Coric, va benissimo lo stesso. Io li farei questo. Sì. Ma perché non è tornato a stop? Perché ha il finality counter. Ah, ok. È a 8 comunque. Per dire. Lui può fare temporary lockdown, ma... Sì. Temporary lockdown ci toglie un po' di roba. Questa para perché ha lifelink. Sì. Lo sai che ha trempole e tutto, però tanto lui deve tirare lockdown, quindi... È una vita che... Sì. Sì, ma lockdown comunque non è che lo mette il parante. Va bene, oppure dai, non siamo... Virtù. No, lui è morto il turno dopo, no? Oddio, no. Vediamo cosa fa, Coric. Allora, ha tappato così, però. Così per giocare il carrot cake. E livellare il caretaker. Ho capito, è morto. È morto. È morto, perfetto, GG. Sai come muore? No. Così, guarda. Ah, gli fai pescare? Sì, sì. Giusto. Ciao! Kirk Fire Marshall. Cos'ha la gioca in uno per? Io tengo. Certo. Beh, è un po' pesante, eh. Attenzione. Fa il pistrello è un problema. Se fa pistrello è un problema. Facciamo noi pistrello. E vediamo la mano. Dai, tira. Dai, tanto te la guardo. Buono che gli abbiamo preso un cockdown. No, non è cockdown. Che cazzo di mano ha? Porca puttana. È la nostra molto più forte. È shoulder? Preacher sta lì, tu la sta proprio non no, Chagot. Sì, ho capito. Vabbè, pare che non può attaccare con Preacher perché muore. Ah no, è vero che fa il parante. È brutta. Tanto mi ritorna. Ah.
complimenti. E io ne faccio un'altra. Tanto mi tornano, dai, cosa devo fare, correre? Ah. Il problema è questo. Se. Vero è che... A me questo piace. Beh, pure Blaston, cioè. And? Vediamo un po' se è il momento di fare bitter. No. No, tu lo dici, lo tengo per Shield. No, non lo so, adesso vediamo. Non attacca con loro. A terra ancora, bisogna capire se l'ha pescata. Penso di sì. No. Buono, cut down. Riusciamo a fare Bloodlet, se ma non vive mai. Ma non vive mai, però... Vabbè, ho capito, non vive mai, però... Però è lì. Cioè... È tutta una scommessa. Ma no, a me non cambia molto. Cioè, tira la rimozione e boom. Ovviamente, se non peschi creature, non puoi neanche pensare di... Però, insomma, questo la vita te la dimezza, comunque. Il che dà problemi a Preacher. Così? No, però... No, vabbè. È peccato non aver pescato la terra. Però sicuramente siamo messi meglio di lui in quel senso. Se lui aveva il doppio nero, avesse avuto il doppio nero. Bastava non giocare... Beh, poteva avere una terra però, povero Cristo. Ha pescato veramente tanto. Non mi interessa. Oh, che ti devo dire? Eccola lì. Eccola lì. Allora, se lui gioca Shield, qui si va di cut down sulla pedina. Sì. E poi boh, non lo so. La variazione ci può servire per chiudere. No, è che ci servono le altre. L'avrei tenuta volentieri, ma ci servono le altre. Lui ha aperto di rimozione. Non può fare altro, non può fare altro. Lui deve stare aperto di rimozione, perché se gioca Bloodletter muore, rischia di morire. Lui deve passare, cioè non può fare altro. Io vorrei una terra. Ah no, vabbè, ma non... A sto punto, Gorinch, chi se ne frega. Sì. Basta lui... basta che ne passi uno. E uno lo parerà e l'altro lo... Potete attaccare anche col Vine Lash. Vabbè. Doveva prima assegnare il bloccante. Ma scusami. Non è il finality, se te stai chiedendo, sono andato a rileggerla. Prima te l'ha uccisa che aveva ancora su un segnalino di stun. Se non ha segnalini, allora ritorna. Ah, ecco perché è unstoppable. Veramente tanto. Vabbè, ma se lui ha pescato la quinta è un problema, Sì. Beh, ti rimane uno slash. No. Ah no, forza 2, non costo 2. Non mi rimane niente, Corish. Mi rimane solo della grande amarezza. Infatti, no, l'ho fatto passare proprio per questo motivo, perché ho detto, ma non pesca. Vediamo. Che due coglioni, adesso non ci voleva proprio. Porca puttana, non ci voleva il pistrello. 5. Ah no, già pagati, tra, ah, ok. No, già pagati. Il problema è...
Che culo di merda. Mica troppo, non è ancora detto. Ho capito, ma deve parare, corri. Cioè, deve parare. Vabbè, quello sì. Hai capito. Cioè, hai capito. Cioè, deve parare. Culo sì. Di merda mio. No, ma non è che siamo, non è che abbiamo vinto, perché però lui sta cioè lui ha tenuto fino adesso, ma è una partita orrenda. Gix ci spacca tutto. Sì, 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 ci disintegra con la terra, ci disintegra. Non l'ha trovato. Non l'ha trovato. Io vado a due. Però io ho pescato la terra. Cioè, ho visto, è andato tutto bene. È andato tutto male. È andato tutto male a lui e tutto bene a noi. Questa gliel'abbiamo proprio rapinata. Vabbè, rapinata completamente. Anche il video di oggi giunge al termine. Io vi ringrazio come sempre tanto. Passate una buona giornata e al prossimo deck.